grande Catania, una squadra che sicuramente cercherà di vincere questo campionato, un organico importante. Il Crotone non è da meno perché ha dimostrato carattere e grossa personalità. Sono tutte le squadre di Serie B difficili da incontrare, il calcio è un calcio spumeggiante, un calcio molto fisico, l'abbiamo dimostrato stasera. E diciamo che abbiamo avuto anche la volontà di pareggiare fino all'ultimo e questo è un merito che va a questi ragazzi. Sabato abbiamo questo Vicenza, adesso da mo in poi dovremmo pensare a sabato perché mancano solo 4 giorni e dobbiamo pensare a questa squadra che è anche una squadra difficile. Ma un grande merito al pubblico perché il pubblico deve sostenere fino all'ultimo momento. Ho visto una grande sportività anche fra le due tifoserie che sono gemellate. Questo è il calcio vero è questo, sportività e incitamento verso i propri giocatori. Sì, sicuramente è un punto molto importante perché ci dà la possibilità di aumentare la striscia positiva e contro una grandissima squadra, secondo me, forte in tutti gli elementi a propria disposizione, quindi grande merito a questi ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine e alla fine è arrivato un punto che per noi sarà di vittoria perché negli ultimi minuti. È vero, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà perché nella nostra trasmissione di palla ci venivano piglia alte e non riuscivamo a trovare le nostre giocate. Poi nel secondo tempo si sono abbassati un po', le cose sono andate un po' meglio per noi, abbiamo cercato di aggirarli sugli esterni e poi è arrivato questo gol nel finale che ci ha premiato. No, ma guardiamo gara dopo gara, è normale che oggi è una partita importante contro, come dicevo prima, una squadra secondo me fortissima, paragonabile al Palermo dell'anno scorso, quindi è un risultato fondamentale. Da domani inizieremo a pensare al Vicenza, che oggi ha vinto in casa col Bari, quindi è la dimostrazione che questo è un campionato difficilissimo, che bisogna dare sempre il massimo, non sentirsi bravi quando si raggiungono determinati risultati e non abbacchiarsi quando i risultati non vengono.